Ciao cari ragazzi e ben ritrovati. Oggi andremo a vedere insieme, andremo a fare un bel giretto insieme. Incontreremo qualche NPC. Sono qua al Ponte Pericolante, zona insediamento dei non morti. E grazie a quella scorciatoia, grazie a questa porta, arriveremo prima da una parte e poi andremo da un altro NPC. Porta ragazzi che si dovrà sbloccare quindi da questa parte, arrivando proprio dalle fogne. Eccola il bel topone gigante. Uno, due, c'è un altro piccolino mi pare. Vediamo se riesco ad ammazzarlo, non lo so. Bello! Questo mi è piaciuto ragazzi, questo mi è piaciuto. Allora, comunque, una volta ammazzato il topo in tutto, nel modo come volete, eliminiamo anche quest'altri. Qua ragazzi, porta bloccata, dovremo sbloccarla grazie a questa chiave. Vi faccio vedere. Chiave che pagheremo 1500 anime, la potremo acquistare all'altare del vincolo, dal commerciante. Commerciante seduto sul baldacchino. Eccolo qua, chiave della tomba, chiave di una porta delle fogne dell'insediamento dei non morti. In realtà non so se questa, ma l'unica chiave delle fogne che c'è qua all'insediamento, cioè l'unica porta chiusa è questa, quindi al 99,999.000 deve essere questa. Andiamo ad aprirla. Non ci voleva un genio per capirlo. E quindi andiamo a vedere proprio chi c'è. Io non so, non so minimamente chi ci possa essere qua sotto. Mentre l'altro NPC l'ho intravisto, quindi quello so che c'è per forza. Ah, luogo affascinante. Luogo affascinante. Alla Barda Rossa. Andiamo a vederla. Alla Barda Rossa. Alla Barda Rossa dov'è? Ma dov'è? Ah, eccola. Un'arma a manico lungo derivata da un incrocio tra ascia e lancia. Le alabarde rosse sono tipiche dei chierici. Esatto. Si tratta di un'arma versatile, utilizzabile come lancia o come ascia ed efficace contro gruppi di nemici. Verissimo. Abilità persistenza. Verissimo, conoscendo il tipo dell'arma. Non perché l'abbia usata. Assumi una posa di preghiera per aumentare temporaneamente l'equilibrio e ridurre i danni subiti. Anche l'abilità non è male, devo dire. Quindi arma interessante anche questa. Allora, andiamo a dire cos'altro possiamo beccare. Abbiamo una strada qua giù e poi abbiamo... Andiamo prima qua giù. Perizoma, cosa ci faccio col perizoma? Prega presso la statua di Velka. Non mi dite. Non mi dite. Ancora Velka. Vediamo un po'. Immaginavo, non è neppure un peccato. Ricchi di dissoluzione. Non sei sotto... Ok. Quindi ragazzi, abbiamo scoperto Velka. Se siete sotto l'effetto di qualche peccato, come era nell'altro capitolo, dovete proprio richiedere la soluzione a Velka al costo di anime. Oppure potete demaledirvi, diciamo così questo verbo orribile, potete togliervi la maledizione, comunque richiedendo la dissoluzione. Quindi abbiamo trovato una cosa molto importante nel gioco, molto importante, quindi sono contento di averla fatta vedere. Continuiamo il discorso, continuiamo il giro per vedere cos'altro possiamo trovare. Nemici? Nemici? Stavo dicendo, non sembra che ci siano nemici invece. Invece c'era subito. Aspetta, non è che come l'altra volta che i nemici questi riappaiono sempre. Solo se li ammazzi con un certo tipo di arma. Vediamo un po'. Non lo so, potrebbe anche darsi. Anima di un mandante ignoto. Andiamo avanti.
Allora, ho droppato qualcosa. Ok, resina umana. Sempre, sempre un bene droppare, sempre un bene. Fa sempre piacere, soprattutto. Ah, ma qui il discorso si amplia allora. Mi sa, ragazzi, che se continua così dall'altro NPC non ci andiamo, eh. Ci andiamo un'altra volta. Comunque, io non cambierei le mie blind run per niente al mondo, mai. Non giocherei in un altro modo neanche se mi pagassero. Non sto scherzando, neanche se mi pagassero lo farei. Aspetta, qua io... Ah, qua ragazzi, io da sopra ho visto una lucertola, ma non c'è più. Non la vedo più. E ho visto una lucertola, quelle che danno praticamente cose interessanti. Per le armi, tanto per capirci. Per potenziare le armi. Materiali per potenziare le armi. E niente, qua proseguiamo. C'è un altro sorcio lì. Ecco, mi sto ostionando con la sigaretta come al solito. Perché non ha funzionato questo? Oh, quanti sono? Ok. Un'altra anima. Talismano del santo, ragazzi, ci andiamo a vedere anche questo, no? Talismano del santo. Dov'è il talismano del santo? Non l'ha messo qua? Ah no, esatto, talismano, giusto. Allora, un talismano per lanciare miracoli divini. Solo i chierici donna ricevono talismani d'avorio, la cui efficacia dipende dalla fede di chi la usa. La fragilità di questo oggetto contrasta con la fermezza che la sua abilità offre a chi lo impugna. Abilità preghiera risoluta. Vediamo un po' se è uguale a questo. No, questa è preghiera benevola. Ripristina PV per un certo periodo. Questo aumenta permanentemente l'equilibrio mentre lanci miracoli, impedendo ai nemici di interromperti. Molto importante, molto importante. Soprattutto con certi tipi di nemici, molto importante. Funziona in entrambe le mani. Molto importante, quindi, per chi ha una build basata sulla fede. Ottimo talismano. Basata sulla fede, perlomeno con un misto fede. Io, per esempio, giocavo con un mix di fede e destrezza. Altro NPC quello, sembra vederlo. Who is there? Someone there? Anyone? Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Tutto così, poverina. Fatti toccare. Ah, oh, yes, there you are. So close, indeed. Then I am not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Ah, abbiamo imparato una nuova emoticon, se vogliamo chiamarla così. Un nuovo gesto. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead?
Certo, come no? Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Ok, quindi sicuramente la rincontreremo anche lei all'altare del vincolo, sicuramente, probabilmente, visto che ci offre i suoi servigi. Ho trovato un altro che ci ha offerto i suoi servigi. Il video, volendo, ce l'avrei anche pronto. Fatemelo sapere, perché se non interessa a nessuno, onestamente non lo metto, ragazzi, vi dico la verità. Farei altro, ecco. Parliamoci chiaro. Ok, mi sa che per ora, ragazzi, mi sa che chiudo qua. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Ah no, ecco l'altro NPC che dicevo. Roba da matti. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Now you've gone and rescued the wench. How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I'm Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. Egon, anzi. And only for that long. Ne parliamo assolutamente. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. Hai capito. And only for that long. What's the matter? Okay. My terms are very simple. Quindi praticamente I am finché lei viva, lui for è nostro alleato. The girl's safety. Molto interessante, ragazzi, molto interessante. And only for that long. Ragazzi, abbiamo addirittura trovato un NPC più di quello che pensavo. Abbiamo trovato Velka e neanche lo sapevo. Quindi direi che può strabastare per questo video, perlomeno per quanto mi riguarda. Spero che vi sia stato d'aiuto e che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Bye bye.